Ciao, bentrovati. Allora, oggi questo qui è il video, il primo video tutorial in collaborazione con la BB Craft. Allora, farò un paio di collane, tema steampunk. Allora, i materiali che servono sono, vabbè, questo kit, questo set qui, di cose steampunk, materiale steampunk. Poi userò le nuove pinze, sempre mandate da loro. Se vi riserva il codice è questo qui. Allora, userò le pinze nuove, vediamo com'è. Questo mi sembra solo questo per adesso. Sì. Le pinze. Poi vabbè, io ho in più un cuoricino coloro questo qui, bronzo anticato. Allora, il kit vi serve, vabbè, la catena che ho già preso due misure, che è sempre fornita dentro in questo kit qui, che è questa, e l'ho già tagliata per almeno accorciamo i tempi. Ho già tagliato un pezzo, è lunga. Si è fatto il nodino, vabbè, la faremo dopo. Questa è più lunga perché va al seno, all'altezza del seno. Questa è più corta perché faremo un giro collo. Saranno una ventina di centimetri più o meno. Poi la chiusura. Prendiamo già direttamente due moschettoni. È un tutorial semplicissimo da fare, non è che ci vuole chissà quale impegno, insomma. Gli anellini, questi poi vedremo quanti ce ne servono. Adesso ne prendo un po'. Poi, allora, quella corta e quella degli ingranaggi, sì. Quella lunga e quella con la chiave, poi. Allora, quegli ingranaggi. Gli ingranaggi che volevano. Allora, aspettate, perché qui devo prenderli. Devo ricordare come la volevano. Questo, poi c'era questo qui, poi c'era questo qui. Quello a cuore, no, non è quello a cuore, questo qui con i cuoricini. Allora erano 2, 4, 6, 7, mi sembra 2, 4, 6, ne manca uno, che manca quello, una ruota grossa. Questa qui. Scusate, sto registrando il pomeriggio, la luce è un po' quella che è. Allora, poi questa qui la devo dividere in due perché la chiusura poi verrà a metà, insomma. Allora, vediamo. Era questa qui era un centrale, la volevano come centrale, poi con il cuoricino. Allora, vediamo. Aspettate, vedo come mettere giù gli ingranaggi e poi ce li vediamo dopo. Allora, così viene la collana. Questo giro qui dovrebbe avere. Allora, prendo questo qui perché mi viene più comodo usare la pinza, forse quella rotonda. Allora, vediamo gli anellini. Allora, aspettate perché io con davanti il cellulare sto facendo fatica. Allora,
Inserisco tutti gli anellini e li chiudo bene. È abbastanza larga sta pinza, fa un po'. Aspettate. Ok, più o meno. Inserisco un anellino qui, un anellino giù, più o meno dove deve andare. Per gli ingranaggi quelli grossi uso gli anellini un po' più larghi, quelli piccoli per questi qui più stretti. Allora. Così. Continuo così finché non li ho agganciati uno qui, uno qui, uno qui e uno finale. E poi per ultimo attacco il cuoricino. Ci vediamo quando ho finito questo passaggio. Dopo aver scelto i vostri ingranaggi e infilato tutti gli anellini, adesso qua si è ingrippato. Ok. Poi qua decidete voi come metterli, dove metterli. Ok. Anche se si sormontano è normale, eh. Da un po' di quella cosa dell'ingranaggio, insomma. Così. E poi uniamo la catena. Sempre con i due anellini. Fate metà, prendete voi la misura del collo, insomma. Un pezzo di qui, un pezzo di qua. E poi attacchiamo la chiusura. Allora. Adesso aspettate perché io dietro qui ci vedo poco. Prendiamo l'anellino. Aggiungete il pezzettino di catena. E come sempre non entra al primo botto. Non entra, eccolo lì. E richiudete. E fate la stessa cosa dall'altra parte. E applichiamo la chiusura. Allora, se riesco a prenderla. Così. Il moschettone. Moschettone chiuso. Di qui mettiamo l'anellino aperto, cioè aperto senza il moschettone.
e la collana è finita. Ok, collana è finita. Adesso poi metterò una foto di come viene indossata. Così. Una cosa semplicissima, però è steampunk questo stile qui. Questa viene molto corta, molto girocollo. Così. Poi se volete mettere qualche anellino in più qui per tenerla più ferma, però cioè anche se si muove, si girano, poi uno se la sistema, insomma. Ebbene, questa qui è la prima. La mettiamo qua. Questa invece vogliono adesso si è fatto il nodo benissimo. Un attimo, lo disfo e torno qua. Allora, di questa qui mettiamo semplicemente una chiave. Allora, chiave che mi hanno scelto, no. La chiave che avevano scelto era questa qua. Li trovate sempre nello stesso kit, eh? Questa qui. Allora, vogliono semplicissima. Anellino. No, le alucce, dimenticavo le alucce, un paio di alucce, queste qui chiuse, perché c'è il destra e sinistra, è duple fax. Allora, le vogliono così, o che vengano davanti, o che se poi si chiudano non importa. Allora, adesso vediamo se ha un verso sta chiave. Sì, così. Allora, anellino. Adesso uso sto pinza e non sto lì a cambiare pinza. Non... Facciamo scivolare dentro la catena. Io non sto guardando nel cellulare, quindi spero che si veda qualcosa. La fate scivolare fino in mezzo. Ah, traballate tutte adesso. È arrivata la metà. Vedete, diventa lunga. Poi attacchiamo le alucce. Non so se si vede, aspettate che zoomo. Userò un chiodino piccolino, gli anellini piccolini, perché vediamo se riesco a passare e tenerli abbastanza fermi. Anellini, sti anellini, mi fanno tribolare. Allora, devo dire che come materiale è buono questo qua, questo kit qua, questo set, ancora questo kit. Gli anellini sono abbastanza duri, devo dire, non sono di quelli molli che si deformano. Forse faccio anche fatica a passare dentro. Allora, vediamo la luccia di questa. Vediamo se riusciamo a farla piccola. Metterla piccola, metterla grande. Scusate, sono andata fuori. Stringiamo.
Mi ha detto sì, anche se si chiude dal davanti non mi interessa. O che va dietro. Quindi, una volta addossata, penso che si sposti davanti poi. Niente, facciamo anche l'altra. L'anellino, della stessa misura. Scusate, eh. Ok. Okay. E alla fine viene così. È finita così la chiavina. E poi non ci resta che mettere la chiusura a moschettone. La metto, se vi faccio vedere. Ok. Messa la chiusura anche a questo moschettone anellino. Il tutorial è finito. Niente, allora, queste due sono le due collane che si possono fare con il kit, con il set ancora, e poi se ne può fare altre perché, cioè, guardate, potete cambiare anche il tipo di chiave, potete incollarle, qualsiasi altra parte, ne avete ancora per un bel po'. E niente, il materiale è buono. Io ringrazio ancora l'azienda per questa possibilità, opportunità più che altro. E niente, vi aspetto con il secondo video tutorial con i materiali sempre della BB Craft. Ciao!